ragazzi, io sono Kingslave Corporation e benvenuti nella seconda parte della live mancante, nel senso che prima ho registrato la live del quinto episodio, questo è il sesto let's play di God of War. E niente, se volete andare a vedere quello che è successo, vedete nella scorsa puntata. Continuiamo e vi ricordo che dovete seguirmi su Instagram, YouTube e su Twitch, ovviamente come Kingslave Corporation. E niente, mo adesso ci potenzieremo. Vediamo un po'. Scusate se metto pausa, perché tra l'altro devo vedere se su Twitch c'è l'episodio, perché sennò allora, il quinto episodio è uscito e siamo a posto, ma stiamo facendo il sesto episodio. Niente, ok, sono uscito, perfetto. E niente, continuiamo. Perfetto. Allora, continuiamo. Oh, ma salve! Sono appena uscito dall'app e subito. Vabbè, sarebbe la stessa persona di prima, secondo me, Non credo che no? dovremmo essere qui. Taci. Vabbè, non importa. Andiamo avanti. Hai sentito? Sta allerta, è vicino a me. Quando raggiungeremo la luce, come faremo a infondere l'Albifrost? La strega ha detto di entrare. Quando? Quando è scomparsa da questo regno. Oh, e non l'ho sentita. Pensavi più alla sua incolumità che al nostro scopo. Tranquillo, l'ho bloccato. Usa il pugnale! Ci è mancato poco. Non allontanarti da me. Non devi dirlo. È appiccicoso. Kina Nuna! Un altro! Stai indietro! Siamo vicini alla meta, ma dobbiamo essere cauti, hai capito? Sì. Oddio, ragazzi. Al collo. Lì, quando cadrà, sii pronto. Dobbiamo agire in fretta. Ok. Continua a tirare, io sgombro la strada. Ok.
vita annulla la superiorità numerica. Concentrati. Male. Sto bene. Wow, è bellissimo. La luce fa riapparire il tempio. È la fonte di tutto quanto. Senti, sta cantando. Sento la sua voce! Te l'avevo detto che era lei! Pensi che sia lì dentro? Ah! Ah! Oh, quanto fa male! Sembrava che la mano andasse a fuoco! Resta qui. Ma io... Resta... qui. Usala solo se necessario. Mi hai dato la tua ascia. Ti ho affidato la mia ascia. Non te l'ho regalata. Forte! Che mi succede? Fei. Devi tornare indietro. Mi hai lasciato qui solo. Atreus. Solo con lui. Lui se ne va sempre. Non è mai qui. Non mi vuole e non mi vorrà mai. Io non lo conosco e lui non mi conosce. Non sembra interessato. Io sono forte, sono intelligente, non sono come pensa lui. Io lo so. Niente! Doveva morire lui! Mi senti? Lui, non te! Ma... non dico sul serio. Sai che gli voglio bene. Vorrei solo che fosse migliore. So che potrebbe. Se ci proverà, io ci proverò. Ma se non lo farà... ti prego, torna. Lo so che ci sei. È
da noi! No! No! Che cosa hai fatto? Perché l'hai fatto? Ti ho salvato! Tu eri intrappolato! Ti ho aspettato tanto, ma tu non uscivi più! Allora ti ho tirato fuori! Ragazzo, sono stato via pochi... momenti. No! Sei stato via per tanto... tanto tempo! Io non sapevo cosa fare. Mi hai lasciato solo. Di nuovo! Di me non ti importa! Io... ma è impossibile. Andiamo prima che tornino. Spero tu abbia ciò che volevi. Sì. Guarda, ecco l'uscita. Ma non c'è luce per creare un ponte. Siamo in trappola. E la corda della strega è in lì. Ragazzo, l'arco. Tienilo. Al segnale, scocca la freccia sulla roccia. Funziona. Ora possiamo tornare indietro. Vieni. La scala è bloccata. C'è un cristallo di luce laggiù. Lì a terra. Forse ci aiuterà a uscire da questo stupido posto. No, prima di fare il gioco, però... Cerchiamo di ritornare su. Ma cazzo. Un'euta!
che vada Nina! Ragazzo, di qua. Ok, cambio il potere di qua per stare di Usga. Lo vuoi portare dappertutto? Perché no? Guarda, la porta blu che non è una porta. È una vasca. Ma come faccio a raggiungerla? Allora, prima... In primis... Tocca fare la boccata qua. Invece di depredare un tempio sacro, forse potremmo andarci. Ragazzo, se vorrò il tuo parere, te lo chiedo. Ora puoi arrivarci. Io sono pronto. Che significa? Seme. Ricorda la forma. Sì, lo so. Continua. L'uomo più grande o l'albero più alto sempre da me iniziano soltanto. Sì, a seme. Stupidi. Così alla fine è una porta. Sembra che vi prepariate per un lungo viaggio. A Midgard c'è un tempio abbandonato che un altro nano ha trasformato nel suo deposito personale. Pieno zeppo di tesori trovati durante le sue avventure nei regni. In tutti i regni? In quali è stata? E cosa ha riportato a casa? Fafnir era un collezionista compulsivo di artefatti magici.
Più ne otteneva e più ne desiderava. Per lui non esisteva regno troppo rischioso, né cimelio troppo pericoloso. Una volta si è avventurato a Niflheim per una cote, pensate. Ah, doveva essere una cote speciale. Questa storia ha un senso? Sì che ce l'ha. Guarda caso, ho la pietra d'accesso del deposito di Fafnir. Potreste trovare qualcosa di utile lì dentro. Forte! Grazie, Sindri. Ma prego. Oh, e se per caso trovaste quella cote, beh, sarebbe proprio carino da parte vostra riportarmela. Al lavoro. Vi consiglio di stare attenti se state andando al suo deposito. Ci sono stato più di un secolo fa e vi si era annidata ogni genere di sporcizia. Non credo che sia più pulito dopo 100 anni di incuria. Non si arrabbia il tuo amico se lo derubiamo? Oh, no, per niente. È morto, credo. Oh, mi dispiace. No, non ti dispiacere. Queste cose succedono se si viaggia tra i regni collezionando preziosi artefatti che ti appartengono. Bene, l'elfo con le corna è tornato. Che cosa vuole adesso? Odio quel tizio. Lui tornerà. Dobbiamo per forza scendere di nuovo. Vedi forse un altro modo? No. Allora? Non c'è modo di salire, lo sai? Lo so. Dai. Bene, non ci vedo quasi più. C'è luce, accontentati. Posso colpirmi, basta dirlo. In alto potrei vedere dove tiri. Usa l'udito, adattati. Lo faccio. Grazie.
no, appoggia un attimo. Oh, madonna. Qua non c'è niente. 4. Vuoi portare quel cristallo ovunque come l'ultima volta? Se serve. Presente, raga, quando mi mettono tipo il chiodo che punge sulla spalla, mamma mia, un dolore allucinante. Allora, BEFF. L'ultimo pezzo l'abbiamo trovato. Ora da qui dove dobbiamo andare? Segui me, ecco. Ecco, cammina me, ecco. Ragazzo, tira. Non so come si fa. Dopodiché dobbiamo andare giù. Finalmente useremo la stessa vasca di sabbia che ci ha già portato qua giù. Voglio andare via da qui. Prima andare alla vasca, devo controllare. Arriva Dreos un attimo.
Non ci credo. Cosa diceva? E abbiamo fatto un grave errore. Non dovevamo aiutarla. Io... Stemma ucciso il disprezzo. Vabbè, sì, perché no? A posto. Fammi indovinare. Ora dirai che me l'avevi detto di non farci coinvolgere. Basta, smettila. Possiamo andare ora. Allora ragazzi, prima di continuare devo andare un attimo in bagno. Arrivo un secondo. Ok. Ti ricordi la risposta? Sì, certo. Ragazzo, leggi qui. Ragazzo, che dici? Mi rivolgi la parola solo quando ti serve qualcosa. Vuoi dirmi qualcosa? Ho detto che l'unica volta che mi rivolgi la parola è quando devo tradurre qualcosa per te. Se mamma fosse qui... Se tua madre fosse ancora viva, noi non saremmo qui. Lascia stare. Ok. Atreus, pregraggio. Ok, dobbiamo andare adesso in quest'isola. Qui
qui gli squarci li abbiamo completati. Poi e qua c'è una bella. Ah, già fatto? No. Esatto. E ci siamo potenziati abbastanza, eh. Poi abbiamo l'ultima maschera, giusto? Serve con se serve. Ok, signori. Da Sindri. Tornando indietro. No? Nella luce. Chi? Lo sai. No, non c'era. Non che te ne importi qualcosa. Tieni a freno la lingua. Fino al termine del nostro viaggio, uno di noi deve rimanere vigili. Non confondere il mio silenzio con l'indifferenza. Sfoga pure il tuo dolore, ma lasciami al mio. Mi dispiace. Non avevo idea. No. Perché dovresti? Tu non mi conosci bene. Lo so che non è stato facile. Nella luce mi è sembrato fosse passato solo qualche secondo. Se ti consola. Mi fa piacere saperlo, davvero. Allora, dovremmo tornare a Midgard, affrontare l'alito nero, o c'è altro da vedere in questo regno? Che osservatore. Ho un grande spirito di osservazione. Oh, mi farebbe bene distrarmi.
cosa posso fare per te? Alla prossima. No, niente. Allora, ragazzuoli, amici miei, io direi che ci possiamo salutare qui. Domani farò una richiesta su Instagram, poi se vedete la storia su Instagram vedrete. Intanto seguitemi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation, e noi ci vediamo domani con God of War, o lo scoprirete presto. Ciao ragazzi. Ciao!